dopo anche la sentenza che mi diceva che avevo tolto sul municipio Tomaggi, in realtà questi documenti dimostrano come i carabinieri non hanno creduto alla notizia vera e la magistratura ha continuato a insistere sul fatto che né loro, né i carabinieri, né la magistratura sapeva fino a quando Marco Vagone ha confessato che lui fosse l'autore del delitto. Vediamo invece che cosa succede. Succede, ve lo dico velocemente ma ha un senso, succede che nel 77, 3 anni prima, Marco Vagone, insieme a Caterina Rosenberger, insieme a Rocco Ricciardi, che poi sarà l'informatore, decidono di sequestrare Walter Tomaggi, prima del sequestro Moro. A un certo punto poi viene fuori che Tomaggi era stato contattato per sapere se poteva entrare in contatto con qualche avvocato, con qualcuno, con le Brigate Rosse, per dire che il Vaticano voleva dare 10 miliardi di questa cosa. Non succede. Ma questo gruppo, Formazione Comunista e Combattenti, poi alla fine dice a Barbone: smettila, non sequestrare Tomaggi. Che cosa succede in realtà? Che 2 anni dopo, nel dicembre del 79, un brigadiere dei carabinieri, Dario Povolo, che aveva in mano il pentito, che guarda caso era Rocco Ricciardi, uno di quelli che voleva sequestrarlo, riceve questa informativa. L'informativa dice: un gruppo sta operando in via Solari, dove abita Tomaggi, per ucciderlo. È un vecchio obiettivo delle formazioni comuniste combattenti. Questa cosa non viene creduta. Anzi, negli atti processuali risulta che il gruppo che ha ammazzato Tomaggi diventa gruppo soltanto dopo il 28 marzo, è stato ucciso il 28 marzo, il 28 marzo, perché in via Facchia succede questa sparatoria con i carabinieri e ammazzano dei brigatisti rossi. In realtà loro erano insieme da prima, nessuno di noi poteva dimostrarlo. Loro dicono che anzi quell'informazione parlava di un gruppo completamente diverso da quello che invece ha agito. Oggi abbiamo qui, tu non stai girando, che sarà in conferenza stampa, Francesco Giordano, che era uno dei sei, che invece dice: Covolo ha ragione, perché noi eravamo in sei addirittura prima che arrivasse l'informativa, e lo sapeva benissimo Rocco Ricciardi, e abbiamo fatto addirittura una serie di rapine che non risultano da nessuna parte in quei mesi, tutti e sei, ed eravamo un gruppo di fuoco con Mitra. Poi abbiamo deciso di chiamarci il 28 marzo perché c'era stato fatto di via Franca, ma noi sapevamo bene che volevamo uccidere Tomaggi da 6 mesi, quindi Covolo aveva ragione. Covolo lo sentiremo, perché da tenere in feci confermerà questa cosa. Ma c'è di più. Abbiamo altri documenti che prima non avevamo, dai quali risulta che addirittura a poche ore dal delitto, 70 ore dopo il delitto, vanno a controllare se Barbone abitava con Caterina Rosenberg in via Solferino 34, in Franco Corriere. Questa cosa, visto che si doveva pensare che chissà quanti fossero i brigatisti in Italia e i terroristi, vanno a prendere solo uno, vuol dire che evidentemente qualcosa c'è. Dopo 2 giorni lo pedinano, dopo 1 settimana intercettano il loro telefono. Questi documenti non c'erano, ma c'è un documento in più. Il generale Nicolò Bozzo, che era bacio destra di Dalla Chiesa, a un certo punto doveva deporre al processo di appello. Chiede a Umberto Bonaventura, che era capo dell'anticrimine dell'antiterrorismo a Milano, di dirgli bene che cosa o come sono funzionate le indagini. Questo scrive in 6 pagine delle cose terrificanti. Dice quello che deve dire e quello che non deve dire. Non deve dire, per esempio, che Walter Tomaggi non è stato avvisato per scelta, perché si pensava che fosse una bufala quell'informativa. E Tomaggi non è stato avvisato. Se l'avessero avvisato, siccome lui aveva avuto l'offerta di andare a fare il corrispondente da Pechino, ci sarebbe andato, era amico di Tomaggi, guardate che ci sono qui, e sicuramente se avesse saputo che era lui nel mirino e solo lui, sarebbe andato. Non l'hanno avvisato e l'hanno ucciso. Nel documento si vede, si sente anche non dire a Bozzo, non dire che l'informatore è ancora attivo, siamo nell'83 a processo d'appello, e sono 5 anni dal delitto, perché altrimenti diventa un problema, perché essendo ancora attivo continua a darci informazioni. Lui, l'informatore, ha detto che dopo quell'informazione lì non aveva mai più parlato, invece ha continuato a lavorare, e evidentemente c'è questo problema serio.
Per andare a una sintesi, nei buoni documenti si evince che Tobagi poteva essere avvisato e non è stato avvisato, quindi qualcuno deliberatamente ha omesso di avvisarlo, perché? Deliberatamente oppure per sottovalutazione non lo sappiamo. Quello che invece ci preoccupa molto è il fatto che gli inquirenti da parte del Palazzo di Giustizia hanno accettato questa tesi e hanno continuato a dire che non sapevano niente di quello che ha detto Dario Corro dell'informativa con il dottor Ricciardi, non sapevano niente di tutte le indagini che sono fatte e con grande stupore e sorpresa scoprono che lui è l'assassino quando lui lo confessa, e lo confessa 20 giorni dopo che io sul quotidiano Occhio ho scritto: guardate che hanno preso Marco Barbone ed è il killer di Tobagi e le informazioni arrivano da Varese, guarda caso l'informatore della Coppia di Varese. Perché sapevo questa cosa? Ve la voglio raccontare. A giugno di quell'anno, il 28 maggio è stato ammazzato Tobagi, arriva da me il direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bella, e dice: senti Marcosino, tu ti occupi molto di terrorismo, io non voglio parlare con i miei inviati perché ho paura che qualcuno magari possa dire, perché ho paura che dentro qui ci sia qualcuno che ha fatto. E mi dici per favore se mi dai una mano andando ai carabinieri a verificare questa cosa che non devi dire a nessuno. Qual è questa cosa? È venuto da me il generale della Chiesa e mi ha detto: guarda che ammazzare Tobagi è stato Marco Barbone. Tu capisci, mi dice, Marco Barbone è figlio di Donato Barbone che è il nostro direttore generale. Se venisse fuori questa cosa, e non sappiamo se è che è vera, sui giornali viene fuori che il Corriere della Sera ha ucciso Tobagi, cosa molto improbabile. Io vado da Umberto Bonaventura, quello che poi ha scritto anche il memoriale per il generale Mozzi. Umberto Bonaventura dice: sai cosa mi ha detto il direttore del Corriere? Che ammazzare Tobagi è stato Marco Barbone e gliel'ha detto il generale della Chiesa. Dice: ma tu lo vuoi dire? No, dico, fammi capire. No, se lo dici lo viene l'indagine. Quindi sapevano già tutto. Dico, facciamo un patto. Io non lo dico, se tu quando lo arresti mi fai fare lo scoop. Ma in più mi devi dire come hai fatto a prendere questo tipo che è ancora libero e che continuate a non arrestare. No, ma sai, 2 anni prima nel covo delle Fondazioni Comuniste Combattenti abbiamo trovato delle calligrafie, secondo me la sua calligrafia, ecco perché l'ha ucciso. Dico, mi stai prendendo in giro. Mi stai dicendo che una calligrafia di 2 anni prima sei sicuro che lui lo omicida. No, Sarabia, l'informazione giusta viene da Varese. E lì che io mi segno Varese. E infatti, quando il 24 di settembre arrestano Barbone, lui viene con me al ristorante e mi dice: guarda che l'abbiamo preso, ci sono anche gli altri nomi. E io scrivo: preso Barbone e killer di Tobagi, e le indagini proseguono a Varese. Soltanto 20 giorni dopo Barbone parla. Me l'ero sognato? Non è possibile. Quindi se tu dovessi fare un titolo per le notizie che presentate oggi, che titolo faresti? Gli atti di quel processo vanno rimessi in discussione. Quindi la riapertura del processo? Temo proprio di sì, anche perché a me, 30 anni dopo, dico una vecchia storia, 30 anni dopo, quando ho scritto un libro, mi hanno querelato e hanno giurato che Barbone, di Barbone hanno detto tutto a Tobagi e non è vero, lo dice la roba di Bozzo, e oltretutto a me hanno chiesto 1,4 milioni di euro di danni al generale Carabinieri che mi ha querelato in penale e 800 mila euro in civile, perché questo consentiva di mettere a tacere tutto. Se condanniamo uno che dice una cosa diversa da quella che c'è negli atti, tutti gli altri non parleranno. Ci ho messo altri 10 anni, ne sono passati 38 adesso, ho trovato questi nuovi documenti inediti che daremo a tutti i giornalisti, che dimostrano esattamente che non solo aveva ragione, ma se un giornalista fa un'inchiesta e ha ragione, non si può massacrare così per tenersi una verità. Grazie. Sulla vicenda assassina di Walter Tobagi. Che io non ritengo né un mistero né uno scandalo. Il trattamento nei confronti di Barbone e degli altri pentiti, i quali con le loro confessioni hanno consentito l'arresto di più di 100 terroristi attivi e impedito che fossero uccise altre persone. Premesso questo, che mi sembra importante per il magistrato, tuttavia nella vicenda Tobagi, e questo non è una colpa di Barbone, ci sono state certamente delle leggerezze e delle inadempienze, in quanto prima dell'omicidio gli operanti, i carabinieri e chi era impegnato in queste indagini aveva avuto dei segnali precisi
del fatto che Tobagi fosse diventato nuovamente un obiettivo. Mi riferisco alle confidenze che un sottufficiale dei carabinieri, Ciondolo, aveva ricevuto e trasmesso ai superiori e che indicavano Tobagi già dal dicembre 79 di nuovo nel mirino di un gruppo che stava nascendo, e forse se queste informative fossero state valutate con più attenzione si sarebbe potuto evitare quello che è successo. I nuovi documenti che rafforzano e completano questa ricostruzione sono contenuti anche in un libro importante, interessante dal punto di vista della ricostruzione di quella tragica vicenda, che è il libro del fratello di Manfredi Di Stefano, che fu uno degli autori del delitto Tobagi e che poi morì in carcere. Sono documenti interessanti che purtroppo fanno riflettere su quello che si poteva fare e che purtroppo per errore, per mancanza di attenzione, non fu fatto. Quindi fu un errore, non ci fu una azione deliberata, e da un punto di vista processuale questi nuovi documenti possono far riaprire eventualmente il processo? Io credo che la mancanza di attenzione fu un errore. Sono contrario a un'idea complottista, e cioè del fatto che Tobagi fosse diventato del mirino o della P2 o di mandanti, diciamo, comunisti all'interno del mondo del giornale. Tobagi fu vittima di un gruppo di sei sciagurati che lo uccisero perché volevano entrare nelle Brigate Rosse e lo trovavano come obiettivo che si poteva colpire. Di conseguenza non ci sono conseguenze processuali sulla ricostruzione dell'omicidio, c'è una conseguenza, secondo me, che dovrebbe essere giusta, e cioè che i giornalisti Magosso e Brindani, che hanno raccontato questa vicenda delle informative del brigadiere Covolo, che furono sottovalutate e quindi purtroppo si arrivò alla tragica conclusione, questi giornalisti, per aver raccontato la verità, sono stati condannati per diffamazione. Ora il processo è pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Europea e speriamo che, anche per un onore al diritto di cronaca e di informazione, quella condanna, che a mio avviso non è giusta, venga annullata. Grazie.